Concittadino con voi e qui nel rinnovato Teatro Tasso che porta proprio il suo nome. È una ricorrenza importante perché il nostro sumo poeta è nato proprio qui a Sorrento 480 anni fa, precisamente l'11 marzo del 1544. E questa è stata per noi sorrentini una grande fortuna perché, come tutti sapete, la Gerusalemme liberata è uno dei poemi epici più importanti dell'Occidente. Non può essere, ecco, paragonato anche all'Iliade, all'Odissea o all'Orlando Furioso di Ariosto. Quindi grazie a Torquato Tasso il nome di Sorrento ha echeggiato un po' in tutto il mondo perché la Gerusalemme liberata è stata tradotta in molte lingue e ha avuto moltissime edizioni. Naturalmente sono qui, mi chiamo Rossella Di Leva, sono una consigliera comunale e vi porto i saluti del nostro sindaco Massimo Coppola e di tutta l'amministrazione comunale. Questa è la cosa più importante. Questa commemorazione l'abbiamo pensata davvero specialmente per voi ragazzi, proprio per avvicinarvi alla poetica tassiana in modo leggero come solo il teatro sa fare. Ecco, la minta è anche importante, molto importante. Voglio leggervi una definizione della minta, una favola pastorale, dal letterato per Antonio Serassi, che nel 1789 la definì così: come componimento così leggiadro, elegante e perfetto in ogni sua parte, che viene meritatamente riputato per uno dei più cari gioielli che abbia l'italiana poesia. Ecco, quindi noi siamo in qualche modo anche eredi di questi gioielli e non ci resta che valorizzarli e riproporli continuamente per far sì che anche voi giovani, che siete comunque il nostro futuro, vi appassionate alla poetica tassiana. Quindi per questo ci siamo avvalsi della professionalità e della regia di Eleonora Di Maio, che ringrazio infinitamente. Dove sei, Eleonora? I ragazzi dell'Accademia Broadway. Quindi oggi abbiamo giovani per i giovani e quindi credo che non ci sia niente di più bello. La prima scena sarà il prologo, Amore, interpretato dagli allievi dell'Accademia. Seguirà poi l'atto primo, scena prima, Daphne e Silvia, interpretato rispettivamente dalle attrici Martina Russo e Marcella Gioverino. Per finire poi con l'epilogo, Amor fuggitivo, Venere, interpretato sempre dagli allievi dell'Accademia. Ringrazio inoltre il professor Giampiero Giampieri, che chiedo di venire qui, a quale chiedo di venire qui. È uno studioso appassionato e direttore della cattedra tassiana dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso. Lo ringrazio per essere qui con noi e invito anche il presidente dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso, diciamo, e lo ringrazio per la sua attività. Quindi ringrazio poi tutti i docenti qui presenti, grazie davvero perché senza di voi, ecco, non avremmo potuto essere qui oggi. Grazie. E naturalmente poi il sindaco e l'amministrazione comunale per questa bella opportunità.
e vi prego alla fine non scappate perché ci recheremo a depositare la corona di alloro ai piedi del nostro sommo poeta. Quindi lascio la parola al professor Gianpiero Russo e a dopo ci vediamo. Ringrazio tutti a nome dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso per essere oggi qua ed è importante perché ora passerò subito la parola a Gianpiero, ma vorrei dire che l'Istituto di Cultura Torquato Tasso è stato fondato nel 1923 e sono più di 100 anni che noi ci occupiamo sia del Tasso che della cultura a Sorrento. Facciamo una serie di iniziative culturali alle quali vi invito qualche volta a partecipare. Però ora lascio subito la parola a Gianpiero che vi parlerà un po' dell'importanza del Tasso, perché noi persone di Sorrento alla Torquato Tasso e spesso non ci rendiamo conto dell'importanza che ha avuto questo scrittore nell'intero mondo, in Italia, in Europa, in America, nel Nuovo Mondo, perché ieri parlavamo anche che nel Nuovo Mondo gli spagnoli che partivano per le Americhe, portavano con loro la Gerusalemme liberata, perché allora Torquato Tasso, dal 600 fino alla fine dell'800, è stato il più grande poeta italiano e anche al di fuori dell'Italia. Dante, fino all'Unità d'Italia, non era conosciuto come oggi, è ritenuto il maggior poeta italiano, ma non era neppure forse menzionato. Perché quando Byron parla di scrittori italiani dice: ma quale Dante? Cioè il maggior poeta italiano, il maggiore scrittore è Torquato Tasso. Per cui ora lascio subito la parola a Gianpiero. Grazie Gianpiero. Il teatro io non ci vado spesso e la prima voglia che ho è quella di scappare, lo devo dire sempre, così non lo faccio. E io prima di tutto dal cuore mi viene a voi giovani di dire: amate il Tasso e fatelo amare, leggetelo, fate quello che vi pare, ma è un poeta sommo, straordinario. Io ho poco tempo per parlarvene, ma credetemi, io vengo dalla Toscana, un paese che si chiama Monsummano, in provincia di Pistoia. A Monsummano ci chiamano Monsun Napoli perché ci sono molte persone del sud che sono venute a lavorare qui a partire dagli anni 50. E voglio subito dire una cosa di cui sono orgoglioso: la madre del Tasso, Porzia De Rossi, non so se l'avete trovata nella biografia del poeta, era napoletanissima, nata, vissuta e morta a Napoli, ma suo padre era pistoiese e sua madre era pisana. Quindi nel sangue del Tasso, nelle vene del Tasso scorreva sangue, bergamasco, nord, pistoiese, pisano, toscana, sorrentino, centro. È incredibile, è uno dei poeti più italiani che ci siano. Prima di tutto io ho poco tempo, ripeto, voglio ringraziare il mio amico Luciano Russo, perché devo proprio farlo, perché è merito suo se io sono 3 anni che vengo a Sorrento, che scrivo, ho scritto tante cose su Tasso, e è merito suo di avermi scelto come direttore della cattedra tassiana. Io, guardate, sono un poeta, sì, un poeta, sono un professore di scuola media in pensione. Non sono un professore universitario, non sono autorevole, eccetera, però amo il Tasso, ho scritto 2 o 3 libri, ho scritto varie cose, poi vi dirò. Io dico questa espressione a proposito di Luciano: Luciano mi ha introdotto nel destino del Tasso, perché scrivere libri su un poeta è un conto, ma venire chiamati nel posto dove quel poeta è nato per far vivere questo poeta, questa è tutta un'altra cosa. Io sono stato introdotto da Luciano nel destino di Torquato Tasso e sono felicissimo. Vengo 2 volte l'anno a Sorrento per il Tasso. Quindi, ecco, questo voglio raccontare. Io ho qui il foglio perché sennò io divago e poi mi rimproverano gli amici perché io divago troppo, perdo il filo. Il mio amore per Tasso è nato 62 anni fa, in quarta ginnasio, quando a Pistoia, al liceo Forteguelli, una professoressa napoletana ci parlò della vita del Tasso, ci raccontò certi episodi, soprattutto quello dell'arrivo di Tasso
a Sorrento quando torna dalla sorella dopo tanti anni che non l'ha vista. E da allora il mio amore per Tasso è sempre cresciuto. Era una professoressa napoletana, non era pistoiese, qui non era toscana, perché io sento che invecchiando, crescendo nel senso di invecchiare, il mio cuore è sempre più napoletano e è un po' meno toscano. E vi ho detto che la madre di Tasso era d'origine pistoiese, ho tante cose da dire ma ne devo dire poche. Ecco, Tasso è un poeta immenso, come ha detto Luciano, è un poeta grandissimo che voi non vi immaginate, perché non lo sapevo neanch'io fino a 3, 4, 5 anni fa, quando ho studiato un po', la fortuna immensa del Tasso nell'Europa del fine 500, tutto il 600, 700 e alla fine dell'800, quando si alza la stella di Dante Alighieri, che io credo che sia il poeta più grande non solo d'Italia ma d'Europa. E quindi voglio dire, ma Tasso, Ugo Foscolo diceva che lui preferiva la Gerusalemme alla Divina Commedia, Ugo Foscolo. Dunque, ecco, vi devo accennare brevemente la fortuna di Tasso. Guardate, si va dal Portogallo alla Russia, è stato tradotto in portoghese, in castigliano, in olandese, in danese, in svedese, è stato tradotto in polacco, una traduzione meravigliosa che io non potrò mai leggere perché il polacco non lo so, è stato tradotto in russo, in rumeno, è stato tradotto in sloveno, in croato, in greco moderno. È incredibile. Anche in cinese. Questo non lo sapevo, ma me l'immaginavo, non stento a credere. Guardate che ora, da qualche anno, sono riprese le traduzioni. Io ho letto che non le ho lette, ci sono due traduzioni di due professori americani in inglese, credo americano, un americano in inglese, ora non mi ricordo. Poi scusate, ma mi tremano le gambe, quindi. E volevo dire, c'è una traduzione bellissima, è un capolavoro della letteratura inglese. Tasso diventa un poeta inglese attraverso la traduzione di Igor Fairfax, scritto Fairfax, 1600, l'anno preciso, l'anno che fu bruciato Giordano Bruno. E è una traduzione che ha fatto del Tasso un poeta inglese. Lo leggevano in queste traduzioni John Keats, Percy Bysshe Shelley, Wordsworth, eccetera, eccetera. Molti però lo leggevano in italiano, perché l'italiano allora si sapeva, forse anche oggi, ma meno, ci si crede meno. E pensate, Inghilterra, mi soffermo un momento perché questa è la cosa più sensazionale, la regina Elisabetta I, la grande Elisabetta, lo traduceva, lo recitava in italiano, nella Reggia di Londra, camminando, passeggiando lo recitava e invidiava il Duca d'Este, il quale tra parentesi l'aveva appena messo in manicomio. Vabbè. E poi però, questa è una teoria di cui mi piacerebbe tanto parlarvi a lungo, ma non posso. Tasso, secondo me, io credo di essere stato tra i primi a dimostrarlo, Tasso è Hamlet, l'Amleto di Shakespeare, il quale Shakespeare, altra teoria interessantissima, non mia, ma di amici che conosco, Shakespeare probabilmente era italiano, è italiano del sud, forse di Messina, non voglio ampliare perché Hamlet è italiano. Guardate che una delle mie gioie è dimostrare che Hamlet è un temperamento napoletano. Voi direte, il Tasso, e quando Amleto viene scritto, perché c'è un Amleto prima di Shakespeare, poi c'è quello famoso di Shakespeare, quell'altro è andato perduto, e quando Amleto viene scritto e rappresentato sulle scene di Londra, il Tasso è celeberrimo, non voglio divagare, e a Oxford c'è Giordano Bruno, il vostro grande filosofo, che è un filosofo strepitoso, vabbè, per due anni fu a Oxford. Poi di Shakespeare, la probabile origine italiana, ve l'ho detto, se chi fosse curioso si vada a cercare i Florio, Michelangelo padre e John Florio figlio di un padre italiano e di madre inglese. Certi sostengono che siano loro due coloro che hanno scritto il Hamlet e altri drammi.
sono quasi arrivato in fondo, credo di essere stato di te. Voglio dire, la menta, introduco la menta per la recita che verrà dopo. La menta, nelle storie letterarie, io sono un pochino velenoso con certi nostri critici, mi fanno rabbia perché di Tasso hanno fatto un ritratto che mi fa immensamente rabbia. Se volete andare a leggere un ritratto bello, coraggioso del Tasso, leggetevi The Lament, non so l'inglese bene, Il Lamento di Tasso, di Lord Byron, dove lui ne dice di tutti i colori del Duca d'Este. Dice, vergogna, non sei nessuno e hai messo in manicomio un poeta sommo, eccetera, eccetera. Quindi lo difende a spada tratta. La menta non è un dramma cortigianesco, non è un dramma servile. Tasso non è un cortigiano servile. Mi pare che un uomo, un servo, anche se lui si chiama Nobil Servo, perché lui amava i suoi datori di lavoro, un uomo come lui fosse stato messo 7 anni in manicomio. Un servo non ha bisogno di essere messo in manicomio, vero? Lui fu messo in manicomio perché era un ribelle, ma era un ribelle segreto, un ribelle tormentato, perché siamo nel periodo della Controriforma e allora scrivere cose pericolose portava al rogo, portava all'impiccagione, va bene? Tasso si vide circondato da roghi e da condanne a morte di eretici, anabattisti, calvinisti, luterani. Quindi lui, se si leggono le sue lettere, è tormentatissimo, perché è uno controcorrente, però deve barcamenarsi nella vita di corte. La menta è un dramma coraggiosissimo, è un dramma che non è al servizio dei cortigiani che erano presenti alle prime rappresentazioni, ma è un dramma di contestazione, sentite quello che vi dico, dell'amore adulto in difesa dell'eros giovanile. Cioè Tasso fa sì che il protagonista Aminta si sia innamorato da bambino di Silvia, la quale non corrisponde all'amore di Aminta. E questo è il dramma del Tasso, fa vedere come sia possibile che l'amore venga corrisposto. Un'altra cosa importante, forse la sapete, forse no, che Giacomo Leopardi, che tra l'altro è morto qui a Napoli, era così innamorato della menta che chiamò le sue due grandi figure femminili, Silvia e Nerina. Silvia nella poesia, a Silvia e Nerina nella poesia Le ricordanze, la quale è bellissima, se non l'avete ancora letta, leggetela. Silvia e Nerina sono le due eroine della menta. E Tasso, vedrete il prologo, fa sostenere amore bambino. Questo, io sono amore, non quella impicciona di mia madre Venere. Lei va in giro e cerca di me che scappo da tutte le parti per farmi obbedire, fa innamorare questo, fa innamorare quello, quel principe, quella principessa. Io faccio come mi pare, scappo e mi camuffo, mi nascondo in modo che lei non comandi su di me e faccio innamorare chi voglio io e fa innamorare un bambino e una bambina. E Tasso, l'ultima cosa, poi sto zitto, Tasso è freudiano ante litera. Non per nulla Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, lo ha citato per un episodio della Gerusalemme per ben 2 volte, cioè poeta anticipatore dell'inconscio, della scoperta, della visitazione in profondo. Tasso va così a fondo anche nella Gerusalemme liberata che è sconcertante. E siccome tanti lettori non sono saputi andare fino al fondo come lui, allora lo ritengono un uomo servile, un piagnucolone, uno che ha poco coraggio, eccetera, eccetera. Tutt'altro. Ha avuto il coraggio di farsi mettere in manicomio e poteva evitarlo. E quindi la rivendicazione dell'eros in...
e sotto queste pastorali foglie fosse nascosto un dio. Non mica un dio selvaggio o della plebe degli dei, ma tra grandi e celesti il più potente, che fa spesso cadere di mano a Marte la sanguinosa spada, e a Nettuno, scottor della terra, il gran tridente, e di folgore eterno al sommo Giove. In questo aspetto, certo, e in questi panni, non riconoscerà sì di leggero Venere madre e me, suo figlio amore. Io da lei sono costretto di fuggire e celarmi da lei, perché la vuole che io di me stesso e delle mie saette faccia suo segno. E qual femmina, e quale vana ed ambiziosa, mi respinge pur tra le corti e tra corone scelte. E qui vi vuol che impieghi ogni mia prova, e solo al volgo dei ministri miei, miei minori fratelli, ella consente l'albergar tra le sette e dovrà armarmi nei rozzi petti. Io, che non son fanciullo, sebbene ho volto fanciullesco ed atti, voglio dispor di me come a me piace, che a me fu, non a lei, concessa in sorte la pace onnipotente e l'arco d'oro. Però, spesso celandomi e fuggendo l'imperio no, che me non ha, mai credi, con forza porti da infortuna madre, ricovero nei boschi e nelle case delle genti minte. Ella mi segue, dal promettendo a chi mi insegna a lei o dolci baci o cosa altra più cara. Quasi io ti dare in cambio non sia buono, a chi mi tace o mi nasconde a lei o dolci baci o cosa altra più cara. Questo io son certo almeno, che i baci miei saranno sempre più cari alle fanciulle, se io, che sono d'amore, da loro mi intendo, onde sovente ella mi cerca in vano e rivelarmi altri non vuole e tace. Ma per istarne anche più occulto, onde la ritrovare non mi possa ai contrassegni, deposto l'ali, la faretra e l'arco. Non però disarmato io qui ne vengo, che questa, che fa alberga, è la mia face, così l'ho trasformata, e tutta spira di invisibili fiamme. E questo dardo, sebbene egli non ha la punta d'oro, è di tempre divine, e il primo amore dovunque fiede. Io voglio oggi con questo far cupa e immedicabile ferita nel duro seno della più cruda ninfa che mai seguisse il coro di Diana. Nella piaga di Silvia Fiamminore, che questo è il nome dell'altrestra ninfa, che fosse quella che pur feci io stesso nel molle sentamenta, or son molt'anni, quando lei tenerella e il tenerello seguiva nelle cance e nei diporti. E per far sì che il colpo mio qui in lei si interni, aspetterò che la pietà ammollisca quel duro gelo che intorno al cuore l'ha ristretto ai rigori dell'onestate e del virginal fasto. E in quel punto che i fia più molle, lancerò gli il dardo. E per far sì bell'opera a mio grandaggio, io ne vo a mescolarmi infra la turba dei pastori festanti e coronati, che già qui si è inviata, ove a diporto si stanno i di solenni, esser fingendo uno di loro schiera. E in questo luogo appunto, io farò il colpo, che veder non potrà l'occhio mortale. Queste selve oggi ragionar d'amore studranno in nuova guisa. E ben parrassi che la mia deità sia qui presente in sé medesima e non nei suoi ministri. Spirerò nobili sensi a rozzi petti, raddoccirò delle loro lingue il suono, perché, ovunque mi sia, io sono amore, né pastori non men che negli eroi, e la disuguaglianza dei soggetti, come a me piace, agguaglio. E questa è pure suprema gloria e gran miracolo mio, render simili alle più dotte cetre le rustiche sampogne. E se mia madre, che si sdegna a vedermi errar fra boschi, ciò non conosce. E cieca ella, e non io. Qui cieco ha torto. Il cieco volgo appella.
la per l'atto primo, Daphne e Silvia. Spero che mi sentiate. Ecco il microfono. E ci tengo particolarmente a dirvi che sarà interpretato da due giovanissime attrici emergenti di origine sorrentina, che sono Martina Russo e Marcella Giompidillo. Ovviamente con mia cura che tutti gli allievi arrivati, non so, in età adolescente possano approcciare i versi di Amitta, che io amo particolarmente per il modo come è scritto, leggiadro, facile, di facile comprensione, e lo trovo anche molto moderno, sia come argomento, la ritrosia, la donna più matura che invece invoglia la giovane Silvia, casta e pura perché dedita al tempio di, per l'appunto, di Diana, e quindi vestale di Diana, lei si dedica alla caccia e non accetta di lasciarsi, come dire, sedurre dall'uomo, mentre la donna più matura, l'amica, che già ha percorso la strada dell'amore, in tutti i modi cerca di convincerla a cambiare opinione e lasciare che Amitta finalmente sia soddisfatto nel suo desiderio di essere il compagno di Silvia. Ripeto, amo particolarmente questa favola pastorale del Tasso perché è moderna, di facile comprensione, e spero che per voi giovani in qualche maniera arrivi. Non è un linguaggio facile, certo, il linguaggio del Cinquecento, ma il modo come viene posto può essere più moderno, e quindi questa è una di quelle dimostrazioni, e spero di suscitare in voi anche il desiderio di leggerlo, e continuerò su questa strada perché prima o poi lo porteremo in scena per intero, me lo auguro, con l'aiuto di Rossella, che ringrazio infinitamente di avermi coinvolto in questo progetto che avevo in mente da tempo, quindi adesso è solamente la prima pietra, speriamo di poter continuare anche con canti, danze, quindi un'opera completa, perché la musica è proprio dentro le parole e dentro la storia. Quindi, atto primo, scena prima, Daphne, Silvia. L'acqua e le piante,
son cibo e bevanda ad animali, poiché se posto in uso il grano e l'uva. Forse, se tu gustassi, anche una volta, la millesima parte delle gioie che gusta il cor amato Yamà, diresti, ripentita, sospirata, perduto e tutto che in amare non si spende. Oh, mia fuggita ai dati, quante vedove notti, quanti dì solitari ho consumati in danno che si potevano impiegare in quest'uso il qual più replicato e più soave. Cangia, prego consiglio, pazzarella che sei, che il pentirsi da senso nulla giova. Quando io dirò pentita, sospirando, queste parole che tu fingi e dormi come a te piace, torneranno i fiumi alle loro fonti, i lupi fuggiranno dagli anni e il volto le timide lepri. Amerà l'orso il mare e il delfin l'albi. Conosco la ritrosa fanciullezza, qual tu sei tal io fui. Così portava l'ante il volto e così biondo il crine e così vermigliuzza avea la bocca e così mista rosa nelle guance pieno delicate. Era il mio sommo gusto, ormena vecchio, gusto di sciocca, sol tender le reti ed invescare le pane, ed aguzzare il dardo ad una cote, e spiare l'orme e il covil delle fene. E se talora vedea guardatami da cupido amante, chinava gli occhi rustica e selvaggia, piena di sdegno e di vergogna, e m'era malgrata la mia grazia, e dispiacente quanto di me piaceva altrui. Porcone fosse mia colpa, e mia onta, e mio sdegno l'esser guardata, amata e desiderata. Ma che non puote il tempo, e che non puote, servendo, meritando e supplicando, fare un fedele ed importuno amante. Fui vinta, io te il confesso, e furon l'armi del vincitore, umiltà, pianti, sofferenza, sospiri, e di mandar mercè. Mostrò l'ombra di una breve notte quel che allora lungo corso e lume di mille giorni non m'avea mostrato. Ripresi allora me stessa e la mia cieca semplicitate e dissi sospirando: eccoti cinzia il corno, eccoti là, ch'io rinunzio i tuoi strali e la tua vita. Così spero veder campo il tua vita, pur un giorno domestichi la tua rozza salvatichezza ed ammollisca questo tuo cuore di ferro e di macino. Forse chi non è bello, o chi non t'ama, o che lui non ama, o chi si cambia per l'amor d'altri, o per l'odio tu. Forse chi in gentilezza gli dice, se tu sei figlia di Cilippe a cui fu padre il dio di questo nobile fiume ed egli è figlio di Silvano a cui padre il granito dei pastori. Non è merite bella se ti guardi dentro lo specchio mai da alcuna fonte la candida Marilli, eppure isprezza le sue dolci lusinghe e segue i tuoi dispettosi fastidi. Cangia consiglio, pazzarella che sei. Faccia vinta di sé e dei suoi amori quel che a lui pare. A me nulla ne cade, e purché non sia mio, ma sia di chi vuole. Ma essere non può mio se io lui non voglio, né sa quegli mio forse io sarei sua. Onde nasce il tuo dal suo amore? Piacevo il padre di figlio crudele, ma quando mai dai mansueti agnelli nacquero le tigri o dai principi i corvi? O me inganno te stessa. Odio il suo amore, che odia la mia onestate, ed amai lui mentre che volse di me quel che io voleva. Tu volevi il tuo peggio, egli a te brama quel che a sé brama. Dammi, o taci o parla d'altro se vuoi risposta. Ora guarda che dispettosa giovinetta. Ora rispondimi almeno. Salti t'amasse, gradiresti il suo amore in questa guisa? In questa guisa gradirei ciascun insidiator di mia virginitate, che tu ti mandi amante ed io nemico. Stimi dunque, nemico, il monton della nietta, della giovenca il toro. Stimi dunque, nemico, il tortore alla fida tortorella.
Postimi dunque, nemica di inimicizia e d'ira, la dolce primavera cor, allegra e ridente riconsiglia ad amare gli uomini e le donne, il mondo e gli animali. E non t'accorgi come tutte le cose or sono innamorate d'un amor pien di gioia e di salute. Mira là quel colombo con che dolce sussurro lusingando bacia la sua compagna. Odi quello signuolo che va di ramo in ramo cantando io amo, io amo. E se non sai, la biscia lascia il suo veleno e corre cupida al suo amatore. Va alle tigri in amore, ama il leon superbo e tu sul fiera più che tutte le fere al verbo gli dileghi nel tuo petto. Ma che dico, leoni e te e tigri e serpi che pure al sentimento amano ancora gli alberi. Veder puoi con quanto affetto e con quanti delati abbracciamenti la vite s'abbidicchia al suo marito. L'abete ama l'abete, il pino, l'orno per l'orno e per la salce, il salce, e l'un per l'altro faggio, arde e sospira. Quella quercia, che par sì ruvida e selvaggia, senta anch'ella il potere dell'amoroso fuoco. E tu, se avessi spirito e senso d'amore, intenderesti i suoi muti sospiri. Or, tu da me non esser vuoi delle piante per non essere amante. Cangia, cangia consiglio, pazzarella che sei. Orsù, quando i sospiri io udirò delle piante, io sono contenta d'essere amante. Tu prendi a capo i miei fidi consigli e furli mie ragioni. Ho in amore sorda non men che sciocca. Ma va pure, che verrà il tempo che ti pentirai non avermi seguito. E già non dico allora che fuggirai le fonti, ovora spesso ti svegli e forse ti vagheggi. Allora che fuggirai le fonti solo per tema di vederti crespa e brutta, questo avverrà di bene. Ma non t'annuncio già questo solo, che ben credi a male è però mal comune. Ora, non rammenti ciò che l'Aldrieri e il Pino raccontava, il saggio il Pino alla bella Licori. E Licori, chi nel Pin pote con gli occhi quel che il potere in lei dovria col canto, se il dovere in amore si ritrovasse. Ella raccontava, udendo battottirsi, che laggiù nero inferno e un nero spreco, là dove sarà un fumo pieno di puzza dalle triste fornaci da mente, e che qui, punite eternamente, sono le giovani, ingrate e sconoscenti. Se segui tuo stile, ostinata che sei. Ma che fai allora, Licori? E come rispondere a queste cose? Tu dei fatti propri nulla di cuori e puoi sapere altrui. Con gli occhi gli rispose. Come potessi rispondere con gli occhi? Risposero queste con dolce sorriso e volte ad Elpino. Il cuore e noi siamo tuoi. Tu bramar più non devi, costei non pote più darti. E tanto solo basterebbe per intiera mercede al casto amante se solo pensasse veraci come i belli quegli occhi e lor prestasse intera fede. E perché loro non crede? Or, tu non sai ciò che dirsi ne scrisse. Allora, cardello forsennato, egli errò per le foreste, sicché insieme ove a pietà e riso nelle vezzose ninfe e nei pastori. Lo scrisse in mille piante, e con le piante crebbero i versi. E così lessi in una. Specchi del cuore, fallaci, infidi l'uno. Ben riconosco in voi gli inganni vostri. Ma che pro? E schivarli amor mi toglie. Io qui trapasso il tempo ragionando del riso che incoggi e di prescelto che andarsi delle ragazze ordinate delle vicende. Forse mi bagnerò anch'io nel fonte, ma sino alle mie case il prima voglio. Che l'ora non è tarda come pare. Grazie. A Venere, l'ultima scena.
interpretata da tre delle ragazze dell'Accademia, che poi dopo Rossella ci presenterà. Venere, io l'ho vista come una mamma snaturata, ma proprio Venere chiude la Minta, quindi abbiamo proprio saltato dalla prima scena all'epilogo. Ma perché è molto interessante e intrigante questo personaggio di Venere, che parla malissimo di suo figlio. Lei discende tra i mortali a cercarlo, in quanto lui se n'è fuggito, come dicevi tu Giampiero, se n'è andato perché vuole fare a modo suo, non vuole far innamorare i principi e le principesse delle corti, bensì si vuole divertire in mezzo alla gente comune. Tant'è che abbiamo sentito Amore dire: è la disuguaglianza dei soggetti come a me piace, agguaglio. Quindi, come noi diciamo, l'amore cieco, che dice quei due insieme che ci fanno, come è mai capitato? Ma è attualissimo, è una cosa proprio modernissima questa. Non solo, mette in guardia i mortali, poiché stanno zitti, non glielo dicono che amore è sceso tra loro, zitti e muti non parlano. Lei è quasi offesa, dice: voi non sapete cosa è amore. Pensate a una serpe in seno. Questo è quello che dice la madre di suo figlio. Io l'ho trovato talmente, ripeto, intrigante, moderno, che l'ho scelta per chiudere questo assaggio del Tasso e della Minta. Giampiero, vuoi dire qualcosa di Venere pure tu? Sì, volevo dire che questo sembra una sciocchezzola teatrale, e invece no, io sono molto legato a Freud, parla di pulsioni. Cioè l'adulto respinge l'eros infantile, ma ne è schiavo, ne è succube, capite? Non si rende credere di essere padrone, e invece è schiavo lui della potenza di amore, che è bambino, perché tutti noi abbiamo amato da piccoli e si riama poi da grandi. Voglio dire questo, che molti studiosi nostri nell'Ottocento ritenevano il dramma pastorale, che ne hanno scritti tantissimi, voi non credete, io credevo di conoscere il pastor Fido, sono decine e decine e decine, e non solo italiani, ma francesi, inglesi, tedeschi, polacchi, mi ripeto quello che ho detto prima. E l'emozione mi porta sempre via. Però adesso andiamo a vedere, dai. Volevo dire questo, Venere, che ecco, che è la pulsione, cioè la censura dell'adulto nei riguardi dell'eros infantile. Tasso non era un ottimista, Tasso era molto pessimista, e l'amore è pericoloso, non è così bello come dice Daphne. L'amore fa male, l'amore fa soffrire, quindi sarebbe bene stare alla larga, ma non si può stare alla larga, si può. Cioè è proibito. Quindi il dramma pastorale è una delle meraviglie, dei gioielli che l'Italia del Cinquecento ha dato all'Europa. Non è una letteratura del disimpegno, ma è una letteratura che anticipa Freud. Non so se ve l'ho fatto capire, spero. Perché è proprio una, al di là degli attori, delle divinità, sono le pulsioni dell'anima che sono in conflitto nel dramma pastorale. Quindi è un dramma vero, perché c'è l'anima che lotta con se stessa. Va bene. È giusto un passaggio, mi viene in mente che la modernità della Minta sta anche nel fatto che in uno degli atti c'è il satiro che vuole violentare Silvia. Proprio studia tutta una strategia per legarla all'albero, tant'è che poi da lì nasce anche l'equivoco che Silvia sia morta, e quindi la Minta che si vuole suicidare, e poi invece tutto lieto fine. Ma c'è anche questo tema del satiro che vuole rubare l'amore con la forza. Quindi io più moderno di così non saprei. Posso dire ancora una cosa? Sì. Il satiro è proprio la pulsione che c'è in ciascuno di noi. La sfacciataggine, la brutalità dell'eros che noi reprimiamo. E quando Silvia è creduta morta e Aminta decide di uccidersi, non sono cose sciocche, è l'eros infantile che muore per dare vita all'eros adulto, che rimarrà sempre schiavo dell'eros infantile. Ok, grazie. Andiamo a Venere. Qualcuno ci dà una mano, perché ci siamo incartapecoriti su queste scale. Eccoci qua. No, con queste scale non andiamo a fare.
Questi
Da prima altrui, tutto cortese e umile ai sembianti e dal volto, qual povero peregrin albergo chiede per grazia e per mercede. Ma poi che dentro è accolto, a poco insuperbisce e fassi oltramodo insolente. Egli sol vuol le chiavi tener dell'altrui cuore, egli scacciarne fuori gli antichi albergatori, e in quella vece accoglier nuova gente. Egli far la ragion serva e dar legge alla mente. Così divien tiranno d'ospite mansueto, e persegue ed anzi gli soppone chi li fa divieto. Orch'io v'ho dato segni, e degli atti, e del viso, e dei costumi suoi. Segni pur qui fra voi, datemi prego, del mio figlio avviso. Ma voi non rispondete. Forse tenerlo ascoso a me volete? Volete? Ah, folli, ah, sciocchi, tenere ascoso amore. Ma tosto uscì a cuore, dalla lingua e dagli occhi, per mille indici aperti. Ta, io vi rendo certi, c'avverrà quello a voi, c'avvenir suore, che nel seno crede nasconder langue, che co gridi e col sangue al fin lo scopre. Ma poi, che qui non trovo, prima che al cielo ritorni, andrò cercando in terra altri soggiorni. Della poesia, l'animo di Torquato Tasso è veramente raffinato, è alto, quindi si fa un po' fatica, però il messaggio è comunque universale ed è comunque modernissimo. Se pensiamo anche alla Gerusalemme liberata, vediamo oggi, ecco, ancora viviamo guerre, se vogliamo, insomma, che vengono da lontano. La Gerusalemme liberata parla della prima crociata, quindi andare a rispolverare anche quella in questo momento sarebbe opportuno, perché comunque ha un messaggio di pace. Quello finale della Gerusalemme liberata è un messaggio di pace. Quindi voglio comunque ringraziare i ragazzi che sono stati bravissimi, ringraziare Eleonora, e voglio nominare i ragazzi che hanno interpretato Amore. La prima scena è stato Massimo Cappiello e Roberto Russo. La seconda scena, Daphne e Silvia, le bravissime Martina Russo e Marcella Giovilillo. Nella terza scena, Venere, Rebecca Tramontano, Rossella Pirollo, e Beatrice Spasiano. Grazie, grazie, sono stati davvero bravi, non era facile, grazie. Facciamo una presentazione. Adesso ci avviamo in Piazza Tasso per deporre quella bella corona, e mi farebbe piacere di apportarla siano un ragazzo per ogni istituto superiore. Quindi vorrei un bando giovane del San Paolo, uno dello scientifico e uno dei grandi, in modo che i ragazzi portate quella bella corona, che è anche bella. Luciano, sì, prego, Gianpiero, Luciano, facciamo una foto. Grazie, grazie. Ma c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al professore? Domande? No, ok. Ok. Nessuna domanda.
potrebbe dire Luciano, ma la fate da me, che un tempo sembrava quasi, sarebbe stato quasi, non so, impoverire Shakespeare, dire che Shakespeare aveva ripreso dal Tasso. E finalmente ora vengono fuori tante verità che prima, in un periodo di cultura inglese predominante, no, non venivano dette. Io non sono un lettore di Shakespeare in toto, io non ho letto parecchi drammi, una ventina. Ho trovato per ora 6 drammi di Shakespeare, mio Dio, il telefono. Ho trovato 6 drammi di Shakespeare che sono debitori di tasse. E guardate, ne nomino 2 per tutti. Uno ve l'ho già detto, è Hamlet, perché il Tasso è Hamlet, non posso dirvi tutti i motivi. E un altro, pensate, ho trovato Macbeth. Macbeth è anche questo indedicato a una figura bellissima della Gerusalemme liberata, fatemi dire bellissimissima, e è Solimano. Solimano è un personaggio, un eroe grandioso, misterioso, profondo, cupo, bellissimo, e a molti tratti di Macbeth derivano da Solimano, secondo me, nella mia conferenza. Va bene? Grazie. Voglio ringraziare anche il Papatino, che non ho dimenticato, il Papa Calabrese, il Gere De Angelis, per il Gere, e grazie ancora a tutti voi. Allora ci abbiamo in Piazza Tasso, mi raccomando, per i bambini giovani, allora, va bene? Grazie. Vedo questo alle docenti. Grazie mille. Mezzo d'ora, posso? Come no? Dopo vi abbraccio. Questa è la prima tesoro, grazie, si fa, grazie.